Thank you.
Thank you.
years hurried by, and my bells fell silent. And I asked how the skies whose dear brightness. So I had lost my way, searching here, searching there, and I'm sure you'll hear that ring for you. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Io credo che il jazz sia una ripresa, in forma diversa, di cosa accadeva prima nella musica classica. In altre parole, nel XVII secolo era molto diffusa l'improvvisazione, ma dato che non c'erano tecniche di registrazione o alcun modo di fissare o catturare la musica e registrarla, questa veniva scritta. Così, lentamente. La scrittura della musica e gli esecutori della musica scritta hanno dato sempre più interpretazioni e composizioni, ma sempre meno improvvisazione. Fino a che l'improvvisazione è divenuta un'arte smarrita nella musica classica, dove abbiamo solo il compositore e l'interprete. Il compositore non improvvisava e non doveva più farlo, fino alla fine del 1700, ma il jazz ha resuscitato quel procedimento che io chiamo The Jazz Process. Noi vediamo il jazz oggi come uno stile, ma io sento che il jazz è più un processo creativo della spontaneità che un vero stile. Si potrebbe quindi dire che Chopin, Bach, Mozart o chiunque fosse in grado di improvvisare stava in un certo senso suonando jazz. Questo è quello che sento, in senso assoluto. Bill Evans.